Benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona. Ci troviamo al Palasport ovviamente di Ortona. Ci sono dei ragazzini che stanno preparando una festicciola, diciamo così, prima del Santo Natale. Luca Di Denno è responsabile proprio di questa scuola calcio, dei primi calci. Come vanno le cose? Ma guarda, vanno benissimo. Questo, siamo già al secondo anno di questa, diciamo, piccola festicciola di Natale, in cui ospitiamo tutti i gruppi, da partire dai piccoli amici, i primi calci 2014, i primi calci 2015, pulcini ed esordienti. Per i gruppi palestra quest'anno, abbiamo, non avendo la disponibilità totale su tutta la giornata di oggi, abbiamo dovuto modificare il programma facendo gruppi palestra, l'abbiamo fatto qui al palazzetto, e gruppi stadio, che sono pulcini esordienti, l'abbiamo fatto direttamente allo stadio. Una bella festa e diciamo che veramente le cose vanno bene. Quanti tesserati sono questi ragazzi? Siamo partiti 2 anni fa da 40 tesserati e questo è il secondo anno, come dicevo, e siamo arrivati a 160. Lei è stato anche giocatore di calcio, ha fatto l'attaccante, ha fatto tantissimi gol. Ci stanno gli attaccanti bravi oggi, i ragazzini portati a questo ruolo? Ma sì, ci sono, sicuramente oggi bisognerebbe lavorare un po' di più sulla tecnica, perché il calcio è diventato molto fisico, però ci sono tanti ragazzi promettenti, soprattutto nella nostra città, in cui speriamo che si torni, insomma, a far pure riuscire qualche giocatore professionista a arrivare nel campo professionistico, non perché non ce ne siano stati che non erano in grado, però il fatto di vederli arrivare qualcuno, insomma, sarebbe una bella soddisfazione pure per la nostra città, che meriterebbe anche questo, oltre a offrire, insomma, lo sport a tutti i ragazzi. Molto dipende anche dall'allenatore, cosa insegna, cosa sa insegnare, e soprattutto se c'ha, oltre alla passione, anche il tempo libero. Sì, sicuramente, allora, oltre alla passione, che secondo me è la base di tutto, ci vuole anche la competenza. Noi qui alla Tombesi siamo, insomma, tutti ragazzi formati, abilitati, con esperienza pure sul campo, che secondo me anche questa è una cosa che è molto importante. E poi noi, guarda, prepariamo tutto, veramente curiamo ogni dettaglio al massimo delle nostre possibilità, cerchiamo sempre di fare pure negli allenamenti, usando un po' la metodologia stazioni, in cui, insomma, ci siano delle varie stazioni durante la seduta di allenamento, che riguardano sia il movimento, che si guardano un po' di tattica, un po' di tecnica, insomma, per non far mancare mai niente ai nostri ragazzi. Sonia Guglielmo, da molti anni lei fa l'allenatrice. Parecchi, sì. Dal calcio femminile adesso ai bambini, sì, della Tombesi. Ho fatto circa, siamo intorno a quasi 15-16 anni che alleno i bambini. Qual è il trucco, tra virgolette, per avvicinare i ragazzi al gioco del calcio? Adesso in questo momento è difficilissimo, perché comunque con questi social, bisogna essere bravi a farli divertire e a farli appassionare a questo sport. Quindi ci vuole molta molta pazienza, competenza e tanto lavoro. Però la palla che gira, diciamo, affascina sempre. Sempre, quello sempre. Lei si diverte? Tantissimo, se no non lo farei. Alla base c'è sempre il divertimento e la passione, poi il resto viene tutto dopo. Il suo ruolo è anche molto delicato, perché le famiglie affidano a voi i bambini per tante ore durante la settimana, quindi anche un compito da educatrice. Infatti noi fondamentalmente siamo in primis degli educatori. Dopo siamo degli istruttori di calcio, cerchiamo di far capire ai ragazzi come ci si deve comportare, lo spirito dello sport, che è quello dell'uguaglianza, del rispetto, e speriamo di riuscirci, insomma. Si convidano i ragazzi? Sì. Raccontano. No, ogni tanto ti raccontano di qualche marachella che fanno a scuola, oppure quando vengono messi in punizione dai genitori, e purtroppo sappiamo che i genitori la prima cosa che tolgono è lo sport, ed è sbagliato. Io tirerei via la PlayStation e il telefonino e manderei i ragazzi a fare sport. Lei dice che quando non vanno tanto bene a scuola, subito i genitori li mettono in punizione privandoli di fare sport. È la prima cosa che fanno ed è sbagliato.
ed è sbagliato, perché tanto il ragazzo che non è concentrato sopra lo studio non è per certo per lo sport, ma proprio per questi social, per i telefonini, per il computer, per tutte queste cose. Non è lo sport che porta via la concentrazione per lo studio, assolutamente, anzi. Bambino, io penso che quando viene al campo e comunque ha queste due ore di svago e di gioco, secondo me torna a casa molto molto più sereno. Socializzano anche. La prima cosa, la cosa più importante, questo è il giochi di squadra, no? Concetta Di Tollo, collaboratrice, segretaria, fa un po' tutto la Tombesi. Sì, facciamo un po' tutto, anche perché per questi bambini dobbiamo per forza dare tutto. E c'ha anche i figli che fanno scuola a calcio. Tutti e due, sì. Uno sta nei Pulcini e un altro sta nell'Esordiente e adesso si allena anche un po' con i giovanissimi. C'è un conflitto di interesse? No, assolutamente. No, conflitto di interessi no. Se l'allenatore non fa giocare suo figlio, lei caccia l'allenatore o applaude l'allenatore? Applaudo l'allenatore perché vuol dire che c'è un motivo. La prima cosa che dico sempre a tutti, soprattutto ai genitori, di non assecondare i bambini, ma fare quello che dice l'allenatore, perché noi abbiamo degli allenatori validi, professionisti, e quindi sanno loro come si devono comportare con i bambini. Lei conosce molto bene Alessio Tombesi, parla sempre della squadra. C'è la squadra in questa società? Sempre, c'è la squadra. Anzi, noi siamo contenti perché questi bambini, ogni gruppo è molto unito e quindi fanno proprio un gioco di squadra. Uniti sempre. E questo, l'unione viene soprattutto dalla società, perché noi stiamo cercando di creare una famiglia con tutti i gruppi. Si avvicina il Natale, vuol dare gli auguri di Natale ai genitori, ai bambini, a tutto lo staff e a chi fa parte della Tombesi e soprattutto a chi ama lo sport. Certo, io do l'augurio a tutti, spero che quest'anno sia un Natale un po' diverso dagli altri anni, perché abbiamo avuto tante restrizioni e ci auguriamo che quest'anno sia un po' più sereno, e do gli auguri a tutti, a tutto lo staff, a tutti i genitori, a tutti gli ortonesi e a tutti quelli che ci seguono. Viva il calcio a 5! Sempre, e non solo, viva anche il calcio a 11, perché noi siamo sia calcio a 5 che calcio a 11. E non finisce qui. È una lunga strada, è un lungo cammino da percorrere insieme. Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona.